Allora, questa è l'ultima parte della fabbrica. Il nostro teatrino. Sono 200 posti all'incirca, verranno dislocati con dei tavolini e delle sedie. Lo stile è quello di ripresentare un locale importante che ha dato vita negli ultimi anni al cabaret che è lo Zelig di Milano. Quindi, anche perché, voglio dire, non ci possiamo nascondere, Attilio forse è stato tra i primi a portare sul palcoscenico il cabaret. Quindi il teatro verrà utilizzato il venerdì per il live musicale. Abbiamo la nostra band, una resident band di 7 elementi che riproporrà una musica italiana classica, ma nello stesso tempo rivisitata con un tocco di swing, con un tocco di jazz. Durante la serata si potrà tranquillamente degustare sul proprio tavolo riservato una selezione di hamburger, di panini gourmet creati apposta per l'evento, per la serata, insieme a del buon vino, a dei cocktail molto interessanti. La domenica invece sarà il cabaret. Sempre la stessa tipologia, tavolino e sedia, rappresenterà lo stile dello Zelig di Milano. Quindi uno a fianco all'altro, tutti vicini, compatti, che è quello che l'artista vuole, il concetto è proprio quello. Il concetto è dell'unione, di stare insieme, di ridere insieme, di scherzare insieme. Quindi non è il teatro, ma il concetto del teatro della poltrona, ma il concetto del cabaret, un nuovo concetto. Abbiamo già delle date importanti che dopo vi elencherò e quindi renderemo note le date. Niente, ci possiamo accomodare, va bene? Davanti. Tutti coloro i quali sono intervenuti questa mattina all'inaugurazione della fabbrica Otto, tutti i giornalisti, le autorità e anche gli amici che hanno voluto prendere parte a questo gran disagio della fabbrica Otto. Manuel Cerignaco, che è uno dei due padroni di casa, già illustrato quelli che sono gli spazi che prenderanno vita tra poco in questa struttura, e chiaramente adesso cediamo la parola all'altro padrone di casa, l'elitino Doc, sicuramente un amico di questa città che è voluto tornare nella sua città dopo aver maturato esperienze importanti, dopo aver soprattutto veduto successi a livello internazionale, per mettere a frutto tutta la sua esperienza al servizio della nostra città. Attilio De Lazza. Quindi devo fare soltanto dei ringraziamenti importanti, ovviamente, e intanto parto da voi, voi siete venuti per questa inusuale conferenza stampa per l'apertura del locale. Non se ne vedono molte conferenze stampe, però le aspettative, le domande su che cosa fosse questo posto, soprattutto l'incomprensione delle risposte ricevute, ci ha costretti ad optare per la scelta dell'odierna giornata per comunicare ciò che avete ascoltato e ascolterete. E permettetemi di ringraziare tutte le persone che hanno preso parte a questo faticosissimo progetto, in primis la persona che ha ideato questo progetto ed insieme vuole portarlo anche a termine, quindi un grazie di molto, Cosetta,
A tutte le maestranze, fabbri, falegnami, muratori, elettricisti, scenografi, idraulici, ingegneri edili, ingegneri idraulici, ingegneri antifisici, geologi, ingegneri per l'antincendio, ingegneri del suono, tecnici del suono, tecnici per l'isolamento acustico, parte, tende, tecnici per il palco, tecnici audio, AMEC e Fabio Rizzeri in primis, giusto per darvi un'idea di che cosa stiamo parlando, cioè non è che l'abbiamo fatto così. Se poi ci aggiungete invece il mio personale architetto, amico e di questi tempi anche nemico, perché non è facile avere a che fare proprio con la categoria degli architetti e degli ingegneri, il mio amico architetto emerito, professore, dottore, eccetera, eccetera, Francesco Federico, che a cui va un ringraziamento per avermi servito, anche se amico a pagamento, questo lo possiamo dire, seguito a pagamento, nella follia di realizzare quello che per ora avete visto e che fra un po' saprete un po' meglio. Grazie Francesco. Sempre per annoverare tra le persone folli che mi hanno seguito, anche al capitano che guiderà questa nave da domani, quindi a Manuel Cirignaco. E ha seguito in prima persona lo sviluppo di tutto ciò. Devo ringraziare il mio braccio destro, colui che ha cercato di realizzare qualsiasi cosa mi saltasse in mente di notte, perché di notte pensavo a questo posto, e cercava di realizzarlo, anche se era impossibile, il giorno seguente. Grazie Alessandro. E grazie anche ai ragazzi coinvolti nell'ultimo mese, senza di loro oggi potremmo essere qui stamattina, hanno lavorato tutta stanotte, hanno fatto i passi per poter pulire, sistemare e mettere in ordine, perché ieri è stato chiuso questo cantiere e oggi ve lo trovate pulito. Grazie a Andrea, a Rosa, a Elena, a Luigi, ancora a Cosetta, a Vito, a Vincenzo, al professore Greco, a Fernando, a Massimo, ancora a Luigi, ad Ascanio e tutti gli altri che sicuramente avrò scordato. Grazie al vice sindaco di essere qui e per avermi spinto insieme al sindaco a proseguire con rabbia quando ho vacillato a causa di piccole cattiverie che non sono qui a raccontarvi. Ringrazio ancora Ilaria e il mio amico Ciccio Muci, a cui è stata affidata la consulenza per i rapporti con ristoratori, chef, per i prodotti, il food, vino, tutto quanto. Un grazie speciale a Marco Barrotta, che è titolare di questo posto prima che io lo acquistassi, il mio allievo di basket, oggi qui presente, grazie Marco. E poi ancora un grazie speciale a Luciano Barbetta, che in questo posto ha creato la prima vera fabbrica degli anni 80-90, va bene? 78 anni. E grazie speciale a Luciano Barbetta, perché quando fu il primo a cui dissi compro questo posto qua, lui mi disse fai bene, è un posto che porta fortuna. Ti ho creduto, e ora se ne deve sentire anche la responsabilità. Grazie ad Andrea De Rocco, che è stato, è e vuole essere uno dei padrini della fabbrica, che l'ha vista nascere, ha seguito il progetto, è stato un mio confidente a cui ho raccontato tante robe. Adesso le racconto a tutti, lo sai. Va bene. Soprattutto grazie perché è partito ieri sera da Arezzo per essere qui. Grazie Andrea. E grazie a Maria e a Maria Di Biase e Corrado Muzio, che sono i padrini ufficiali della fabbrica, entrano nella storia di questo posto, che sono due amici, anzi con Corrado ci piace dire che siamo cugini, non è vero, però ci piace dire questa cosa, siamo cugini di passioni comuni, no, tutte legali, naturali, anche se vedendolo magari non vi sembrerà, però
tutto ok, e veramente grazie a Corrado e Maria. E che sono... siamo partiti da Marittima per essere qui. Esatto, che sono partiti da Marittima, ieri, però l'altro ieri sono partiti da Milano, quindi grazie di essere qui. Grazie anche alla presenza del dottor Cavalieri che è qui presente e grazie soprattutto agli amici delle cantine Bonsegna a Bolloni e Scuola Salmeri. E ora facciamo partire un breve video di 10 minuti con gli auguri dei nostri amici. Al tradizione. Niente di luce, sono dei dinetti, no? Rispetto a quelli. Ci sono dei dinetti rispetto a quelli, rispetto a quelli già visti. Beh, vabbè, un'altra maglietta ma dai, non voglio fare un pazzo la pubblicità, scusa, eh. Ah, finalmente sto calando le magliette, C'è un posto nuovo, un posto magico, da vedere necessariamente. Perché non si chiama Assi, la fabbrica. Siamo a Nardò, nella fabbrica. Cosa si fa qua? Si montano e si smontano, perché sapete, il nostro mestiere, noi siamo dei pazzi che curano le persone normali. Siamo DJ Osso e Piccolo Russo, dagli studi di MLO. Ecco, allora volevamo dirvi una cosa. In questo posto, la fabbrica, non ci andate! No! 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 È a Nardò, a Lecce. Finito! Nel Salento c'è un mare della Madonna. Andate al mare, ma non andate alla fabbrica. Con questo costaccio brutto. Ma che c'è andato a fare? E noi ve lo diciamo perché li vogliamo. Eccoci qua. Gli metto band, feature Antonio Comando. Si dice. Però avremo là dietro la telecamera e l'operatore. Sì. Praticamente tra poco alla fabbrica. Perdo, stiamo arrivando. Il locale dell'anno. Grazie a lui. In bocca al lupo dagli amici del Ricò. La fabbrica è un luogo magico, è un luogo laddove tante persone hanno emanato energia positiva. Andate alla fabbrica, godrete di positività. Enologica e sicuramente la fabbrica avrà bisogno anche di noi, anzi senza di noi non esiste la fabbrica. Sicuramente siamo essenziali. Cioè la parte più importante della fabbrica è la parte enologica, parliamo chiaro, inutile stare a girarci intorno. Questa è la biblioteca più importante di tutto il sud Italia, la fabbrica biblioteca. Sei partita? La fabbrica, sì, perché siamo in grado di fabbricare sogni, ma non solo di fabbricare sogni così virtuali, ma proprio di realizzare dei piatti che li faranno sognare e insegnarli. Amici cari, amici belli, qui per dirvi che a Nardò, provincia di Lecce, c'è una scuola di cucina che si chiama La Fabbrica, dove sono presente anch'io con dei corsi di cucina. Informatevi, iscrivetevi, vi voglio bene, il posto è bello, la cucina è prestigiosa. La fabbrica, Nardò! Ragazzi, allora, fabbrica 8 Nardò, ci sarò, fa anche rima. Quindi vi verrò a trovare prestissimo per cucinare, per impastare, per divertirci, perché la cucina e la pasticceria sono delle grandi passioni che bisogna assolutamente seguire. La fabbrica, ora, il livello napoletano alla fabbrica.
è un po' indelicato, ma io ci voglio venire lo stesso, io voglio sfatare questo mito. Sto arrivando a Nardò. Comici di tutto il mondo, unitevi! Di fronte alla incontenibile disoccupazione, altri orizzonti lasciano intravedere nuove e grosse opportunità di lavoro. A Nardò, in provincia di Lecce, nel profondo sud del bel paese, apre una fabbrica. Ideata per ospitare eventi di gran tipo, dal battesimo al funerale, compresa la cremazione, si manca, si beve, si fuma e si scopreggia senza chiedere l'autorizzazione. È un video importante, quindi devo... Ma sono bello, se ci vediamo, sai dove? Alla fabbrica, il più bel reato del mondo, alla fabbrica. Eccoci, sono pronto per andare a Nardò, in un posto che si chiama La Fabbrica, dove si cucina e altro, e partirò apposta dalla Spezia, sono questi 1200 km che vengo, però apposta per vedere questa fabbrica. La fabbrica si lavora. Abbiamo benissimo, cazzo e già basta. State allegri, ma per sempre. State allegri, ci vediamo. Auguri alla fabbrica. Che cosa si costruirà in questa fabbrica? Non ho idea. Ma auguri, auguri alla fabbrica. Io non sono fatto per le fabbriche, ho fatto questo mestiere proprio per non lavorare nelle fabbriche, però se avete bisogno di me, io vengo. Dove ci si diverte tantissimo? Al cinema? No, no, no. Al ristorante, che mi diverto tantissimo. Anche, anche Malozzolo. Ma non solo, a vedere gli spettacoli. Anche Malozzolo. Ah, in un posto dove posso bere dei cocktail buonissimi. Cocktail ottimi, Malozzolo. Un posto dove posso vedere tanti amici. Sì. Sì, con tutti questi amici che ci puoi divertire. Ti voglio dire che cosa mi sta pensando? No, 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 no. L'inaugurazione si terrà a Nardò l'8 e il 9, noi ci saremo il 13 e il 14, rimane a capire che faremo 10, 11 e 12, però noi ci saremo a gennaio. Ci saremo anche noi, e quindi tantissimi in bocca al lupo per questa cosa che sta partendo. E sì, ciao. Un abbraccio da Ficare Pico. Perché stai sapendo? Non lo so fare. Che facciamo? Ah? Non posso. Ma poi? Noi ci hanno sempre detto che voi in fabbrica dovete andare. Finalmente riusciremo ad andare alla fabbrica. E lì c'è gente che non fa niente, però potrà dire in giro io lavoro alla fabbrica. Capito? Di intelligenza. Anche noi due vogliamo unirci al coro degli amici che fanno i complimenti a Fabbrica 8. Allora, tanti, tanti... Complimenti, auguri. Auguri! E fini maschi. Ciao a tutti, sono Giovanni Caciocco. Vi aspetto domenica 10 dicembre alla fabbrica, a Nardò, un locale nuovo che ha aperto un mio caro amico. Io sarò là per l'inaugurazione, per la prima data di caffè. L'unica cosa che non capisco è perché, nonostante i miei sforzi, la gente continua a darmi fiducia. Ciao a tutti, vi aspetto a Nardò il 10 dicembre domenica. Ciao! Hello! Hello! I am David Copperfield, and my friend Italiani, I have news for you, for you. You vuoi lasciare Las Vegas, Bastuf? I want to stay in Italy. Vuoi lavorare in Italia? Precisamente in Puglia, più precisamente in Lecce, più precisamente in Nardò, Nardò provincia di Lecce, perché io so che è nato un nuovo locale bello, la Fabbrica 8, Fabbrica 8 di Nardò, wonderful place. E io voglio lavorare lì alla Fabbrica 8 di Nardò.
Ci siete cascati, eh? Il mio inglese è fluido, trae sempre in inganno. Non sono Copperfield, sono il Mago Forest, però io veramente voglio far parte della famiglia della Fabbrica 8 di Nardò. Ci vediamo presto, quindi, alla Fabbrica 8 di Nardò. Stop. Vabbè, non è la fabbrica, non è che devi dire tante cose. Va bene, allora rifacciamo. Benvenuti alla fabbrica. Questo sapevo che hai detto qualcosa. Fallo di quello che ho detto. Fallo di quello la fabbrica che è aperta. E a parte che voglio dire, che posto è? Cioè io ho messo la maglietta perché... pensavo... Ma se non sai neanche che cosa si fa, che pubblicità fa? Allora, taglia, devi pagare. Sorrida. Allora, so se però uno dove è Nardò, uno dice Nardò. So lì viene Parsa. Sì, dove? E... Nardò. Nardò. Se tu sono dico venite dove? Se non sanno dove è Nardò. Cliccate su Google Map e vedete. Cioè tu devi avere forse il telefonino per andare da Nardò, cioè non puoi... Vabbè, in questo momento non me l'ho informato, allora mi facciamo da capo, mi vado a informare e poi gli dico dove è Nardò. Ma non lo sono informato. Mi aspettiamo sia io. Non lo so se io ci sarò. Perché non trovo dove è Nardò, quindi se no veniva. Peccato, però poi se lo trovate, dove è Nardò, venite e li trovate. Io se so che è Nardò lì io faccio il giro largo, perché io già hanno... Esatto. Non mi piace. Niente, sei unico per fare la pubblicità, cioè veramente uno chiama te e non sai niente di... Ma non sai dove è Nardò, non sai che si fa nella fabbrica. Che si fa nella fabbrica? Ma dove che pubblicità fa? Ma mi ha detto è un centro culturale, ma che ci vuole che si fa? Ma quale quelle piccole, che almeno sta zitto, se poi fatti suoni e basta. Piglia quelle 100 euro che ti do al giorno. Apre la fabbrica e si produce cultura, come se è una cosa che vende. Ma se cucina, vero? Se avete fame, ma anche fame di cultura, venite alla fabbrica. Andar dopo. Provincia? Grazie. Allora, marketing territoriale, promozione del territorio, abbiamo visto come il nome di Nardò risuona con tutti questi artisti che fanno riferimento alla nostra città, che si arricchisce di un fiore all'occhiello. Parte, qualcosa che parte da Nardò ma si apre normalmente a tutta la provincia, a tutta la regione, cosa devi dire a tutta la nazione. Quindi è qualcosa che parte da Nardò ma si espande, cioè il progetto ovviamente non può fermarsi qui ma dovrebbe guardare avanti. No? Tutto questo progetto nasce dalla lettura di un libro che mi ha folgorato, Perroni, ed è un libro di Vino con questo microfono sono io che sì. Ok, e da lì nasce l'idea, insomma, che in realtà Terroni siamo noi che ci chiamiamo Terroni, perché se riuscissimo un po' a cambiare l'idea che stiamo, cioè trattassimo un attimo di essere è un po' se pensassimo un attimo di non essere i cittadini di Nardò, di Calabria, di Cortino, ma di essere i cittadini salentini, potremmo avere una dimensione diversa in realtà di quello che siamo, perché noi tutti insieme siamo 700.000 abitanti. Abbiamo delle difficoltà tutti a Nardò, sì, però voglio dire, abbiamo le stesse difficoltà che hanno i cittadini di Roma, di Milano, di Bologna, di Torino, per prendere un appuntamento, anzi se devi prendere un appuntamento a Milano, a Roma devi calcolare un'ora e mezzo di tempo, noi con mezz'ora, 40 minuti siamo di fronte alla persona che ci vuole incontrare, siamo dall'altra parte della scrivania, quindi siamo anche meno tempo volendo. Quindi l'idea era quella di sentirsi un po' più metropolitani. Questa è la scommessa che io e Manuel vogliamo mettere in campo. Cercare di non sentirci terroni, di non sentirci paesani, ma provare a sentirci anche noi dei cittadini di città metropolitana. Bene, un bel applauso ci vuole anche. Io
mi permetto, con il permesso naturalmente della nostra detta stampa Ilaria Marinacci, di invertire un po' la scaletta, perché era previsto l'intervento di Francesco Mucci, ma io, proprio perché l'argomento si allaccia un po' al saluto istituzionale che oggi dà Lorenzo Capotti, vice sindaco di Nardò, che, visto che stiamo trattando degli argomenti che in un certo senso, anzi proprio in questo senso, vanno in questa direzione, cioè nel senso che a Nardò nasce un qualcosa di importante, mentre tutti dicono c'è chi fa e chi fa bene per il bene di questa città. Il saluto del vice sindaco Lorenzo Capotti, e tra l'altro colgo anche l'occasione per salutare gli altri componenti della giunta, Stefania Albano, Giulia Puglia, Ettore Tollemeo, visto Gianluca Fedele, non so se c'è qualcuno che mi sta sfuggendo in rappresentanza dell'amministrazione pubblica. Grazie, buongiorno a tutti. Intanto porto i saluti dell'amministrazione, non solo, ma anche del sindaco, perché purtroppo oggi per impegni improrogabili personali non è potuto essere qui. Niente, a me piace collegarmi al discorso che ha fatto Mauro in maniera molto oculata quando eravamo giù nel teatro. Cioè ha fatto un collegamento diciamo storico, temporale, no? Ha collegato il signor dottor Barbetta, che io ho piacere di conoscere, pur essendo un eredino personalmente in questo frangente, ha collegato la storia del dottor Barbetta, che diciamo è la storia anche di Nardò. Nardò si fregia di avere tra gli imprenditori più importanti del territorio, della nostra città, che hanno fatto conoscere la nostra città al di fuori, il dottor Barbetta. E poi ha collegato questo percorso con Attilio. Attilio, l'amico d'infanzia, l'amico che è andato fuori da Nardò, ha fatto fortuna fuori da Nardò. Ci siamo frecciati un po' tutti di avere l'amico che fuori da Nardò si era inserito in un meccanismo così bello, no? Il teatro, il cabaret, gli artisti. Oggi Attilio ha ripreso questo discorso, ha voluto riportare a casa sua un progetto importante. Ha fatto qualcosa di, per me, di fantastico. Qualcosa che non solo i meretini, ma tutti, chi verrà qui sarà, come devo dire, sbalordito nel vedere quello che forse si è abituati a vedere nelle grandi città, non nelle metropoli, come diceva Attilio. Bene, dobbiamo sentirci, anche l'idea, tra virgolette, non tanto utopistica di questa amministrazione, del nostro giovane sindaco, di questa amministrazione giovane che vede la città di Nardò prospettata verso il futuro. Vogliamo alzare il livello, vogliamo da noi iniziare, no? Quest'estate per esempio abbiamo portato battiti live, abbiamo detto portiamo qualcosa di più importante, portiamo qualcosa che riesca a veicolare le nostre peculiarità, le nostre bellezze, il nostro territorio al di fuori. Abbiamo gente che lo fa, come ho detto prima, negli anni, lo ha fatto negli anni, lo fa ancora, investe ancora sul territorio, come ha detto il Barbetta. Abbiamo gente come Attilio, che è appassionato, che ha un amor proprio per questa città, ritorna, investe. E cosa fa? Fa un qualcosa di nuovo, un qualcosa che si vede nelle grandi metropoli, ma un qualcosa che movimenterà, come abbiamo visto, veicolerà il nostro nome, le nostre bellezze, le nostre eccellenze, e sono tante le nostre eccellenze, in tutta Italia. Bene, da parte nostra non c'è altro che essere al fianco di Attilio e di chi come Attilio vuole investire sul nostro territorio e rendere grande la nostra Nardò. Noi da parte nostra ci mettiamo il nostro impegno, loro fanno la loro parte in maniera eccellente, e ribadisco, mi piace questo filo conduttore, no? Che ha citato prima Manuel, cioè dal dottore Barbetta, che è nella storia, ancora oggi si rinnova ed è presente e rende grande la nostra città. Oggi c'è Attilio che porta uno spirito di cultura, porta un qualcosa di eccellenza che eravamo abituati a vedere in TV, accendevamo a vedere Zeli, vedevamo le cose che venivano da Roma, da Milano. Oggi, viva Dio, le vedremo nella nostra Nardò. Nardò cambia, Nardò si è ringiovanita nello spirito, Nardò si è ringiovanita nell'amministrazione, Nardò si ringiovanisce anche in questo, si apre una prospettiva nel presente e nel futuro. Grazie Attilio, grazie a te. Grazie a tutti, sindaco Lorenzo Capotti. Io sono qui per un breve intervento, un saluto anche Francesco Mucci, che come è stato anticipato da Attilio De Razza,
è il responsabile delle relazioni con cuochi, ristoratori e cantine, ma soprattutto riveste la carica di responsabile Slow Wine Puglia. Un applauso a Francesco Muti. Grazie. A me il compito di condividere un po' il sogno del mio amico Achille. Vivendo quella fabbrica, cercando di riempirla di contenuti, cercando di portare quanto più possibile, di renderla metropolitana, portando magari i non grandi nomi della cucina dell'enologia italiana, perché oltre alle nostre eccellenze ci sono anche delle eccellenze che magari non conosciamo, e quindi creare una rete di scambio, magari di grandi chef a usare prodotti della nostra terra e può veicolare ancora di più il nostro territorio. Tra l'altro Andrea Cavalieri ci accompagna in questo percorso, quindi eccellenze che si pongono insieme. Grazie. Grazie a Francesco Muti. Io volevo anche chiedere a Luciano Barbetta, che ha già espresso il suo pensiero su questa avventura, su questa iniziativa, se vuole aggiungere qualcosa rispetto a quello che ha già detto prima, in precedenza. Sì, grazie. Niente, volevo solamente dire che ultimamente Nardò è obiettivo di trascorrere la propria esistenza di tante persone che vengono soprattutto dall'estero, ma anche italiane. E tempo fa ho chiesto ad alcune di loro perché avessero scelto Nardò, che cosa li induce a scegliere Nardò come luogo per la loro residenza. E quasi tutte mi hanno risposto che a Nardò c'è qualcosa di particolare, c'è il senso dell'accoglienza, il centro storico bellissimo, è vicino alle marine, ha una posizione centrale rispetto a tutti gli altri paesi salentini, e da Nardò si possono raggiungere facilmente Taranto, Brindisi, Lecce, Santa Maria di Leuca, e poi la gente di Nardò ha qualcosa in più. C'è il senso della, non per niente Nardò ha avuto la medaglia d'oro all'accoglienza, no? Per cui al valore civile per quanto riguarda l'accoglienza degli ebrei, per cui questa popolazione è particolarmente votata a far star bene gli altri, attivo, accolto in pieno questa psicologia sociale che esiste nel nostro territorio, nel rispetto delle regole, nel rispetto dell'etica, nel rispetto dell'ambiente, ha creato un luogo veramente straordinario, rivalutando questo posto dove appunto tante persone hanno lavorato. In questo posto si sentiva il rumore delle macchine da cucire, quando ancora si facevano in Italia i prodotti non di alta qualità. Poi con la globalizzazione purtroppo questo rumore, se voi venite oggi nella mia fabbrica, per esempio nelle altre fabbriche di abbigliamento che sono riuscite a mantenersi a Nardò, contrariamente ad altri paesi della provincia dove tutti hanno smantellato, a Nardò le aziende hanno tenuto, quasi tutte. Perché? Perché a Nardò c'è il senso del bello. Nardò è una città bella che ha il sentimento verso le cose belle. Attilio questo lo ha percepito e ha creato un luogo bello, bellissimo. Complimenti a Tiglio, raccomando, non demordere. Grazie di questa. E allora abbiamo un po' illustrato, cioè siamo un po', come dire, cantata suonata dalla parte dei Veretini, adesso sentiamo un po' quelli che sono i padrini che danno inizio ufficiale all'attività della fabbrica 8, e tra i padrini che vedete qui sul palco salutiamo con un grosso applauso Andrea Verocco, componente della band Il Mega Mauro, al secolo punto. Salve, buongiorno a tutti, sono qua in veste di cugino alla fine, perché Attilio è mio cugino, volevo raccontare una piccola... No, per cui poi anche Corrado è cugino mio, perché siccome sono cugini, acquisiti, tutto è diventato tutto un gran casino. Però volevo raccontare un piccolo aneddoto di quando ero piccolo e vedevo Attilio già impegnato nel suo lavoro, ed era il personaggio che praticamente ogni anno riusciva a venire alla cena di Natale, però poi andava via perché aveva da fare, evidentemente già lavorava nel teatro, aveva degli artisti che seguiva, e io lo guardavo con gli occhi da bambino, insomma, e pensavo: ma questo che cosa diavolo sta facendo? Come fa
ad essere impegnato però a riuscire ogni anno a venire a salutare e a dare gli auguri di Natale a tutta la famiglia che era riunita insieme. Si chiama educazione. Sì, io ho detto questo. E quindi io sono qui soltanto per dargli l'augurio di un augurio a questo posto che possa davvero funzionare così come merita, perché è davvero un posto particolare, internazionale, un posto che racchiude un sogno e in questo momento storico è importante secondo me immaginare, sognare il futuro, perché adesso la società immagina solo disastri, la fine del mondo, catastrofi, invece dobbiamo smettere di fare questa cosa e immaginare delle cose vivendo il presente, come diceva il signor Barbetta, però sempre con la proiezione di un futuro migliore, vivendo il presente. Per cui sono qua solo per dare un augurio e poi non solo un augurio. Non solo un augurio, noi ci vogliamo strappare anche una promessa, perché sì, sicuramente da Manuel che questo spazio ha tante anime e tra le tante anime sicuramente c'è anche quella dell'improvvisazione, quella della frequentazione, sì, magari gli artisti che a un certo punto possono anche così improvvisare le flash mob, delle performance magari così improvvisate e non programmate. Sì, sicuramente è un posto che già con un palco del genere invita gli artisti comunque a organizzare, per cui io sarò il primo sicuramente a organizzare qualcosa qui. Facciamo partire adesso questo posto con il cabaret e poi sicuramente la musica risuonerà in questa stanza. Pretenderà e avrà il suo spazio, certo. Sicuramente. Bene, un applauso ad Andrea. In questo spazio ci sono due attori che tutti noi conosciamo perché li abbiamo ammirati e apprezzati durante le loro performance non solo televisive ma anche cinematografiche, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. Buongiorno a tutti. Grazie a tutti per avermi invitato, io siamo fieri di essere qua, con Attilio abbiamo fatto un giro in questo posto quando ancora era un magazzino, insomma una cosa dismessa, e non credevamo potesse venire così bene, un posto magico, fantastico. Attilio è lo Steve Jobs salentino praticamente, solo che ha superato il concetto di Steve Jobs, perché lui ha detto siate folli, siate affamati, siate folli, Attilio rimane siate folli, ma venite a mangiare, insomma, perché... venite affamati. Niente, siamo veramente contenti, noi saremo in cartellone qua alla fabbrica il 17 dicembre e apriamo, siamo degli artisti che vengono subito dopo Cacioppo e qualcun altro, insomma solo Cacioppo, siamo in seconda battuta e siamo contenti, veramente è un onore, un piacere, un posto così non esiste a Nardò, ma non esiste in Italia, è veramente una cosa abbastanza particolare e uso la parola folle, solo uno come Attilio che abbiamo imparato a conoscere e che veramente ha un'immaginazione enorme ha potuto pensare un luogo così. Gli artisti che hanno parlato e tutti gli artisti che insomma, sono stati intervistati e che hanno detto la loro e tutti quelli che non si sono sentiti sono tutti pronti a venire in questo spazio, non è facile. Bisogna viaggiare, bisogna spostarsi per arrivare qua e il gusto di farlo è un gusto particolare perché c'è un luogo così bello e che è gestito da una personalità come Attilio. Io invito anche i giornalisti dopo magari di prepararsi delle domande, sì. Se nel caso vero. Vabbè, volevo dire anch'io che un posto così era proprio necessario in Salento perché è un palco questo dove tutti gli artisti salentini e non solo possono esibirsi, fare cabaret, la comicità è importante, anche nei momenti difficili ridere è l'unica arma che ci rimane, quindi Attilio ha realizzato una struttura meravigliosa. Anch'io voglio spendere due parole per Attilio perché solo perché è una grandissima persona che siamo venuti qua da Milano, altrimenti spesso e volentieri dice sono impegnato ogni volta che ti chiamano per un'inaugurazione, invece lui è un grande sognatore, però i suoi sogni li realizza
e ti ci fa credere, cioè, ti fa credere anche a te molto nei sogni. Con lui abbiamo appena fatto un film, ce l'ha prodotto lui, ed è stato un bellissimo percorso. È una persona davvero che, cioè, è un grande personaggio non soltanto per Nardò, proprio per l'Italia. Infatti quest'anno ha vinto come miglior produttore dell'anno e se lo meritava. E spesso poi nei paesi... Io vengo da un paesino del Molise e spesso uno è difficile essere riconosciuti nei propri paesini, apprezzati totalmente per quello che si è, perché poi ci sono invidie e cose. Invece, secondo me, le persone importanti, le persone che fanno robe che sono a livello nazionale importanti, vanno riconosciute, apprezzate e sfruttate anche, perché da loro si può imparare molto. Quindi invito tutti a frequentare un posto così bello. Noi da Milano e anche tutti gli altri artisti che conosciamo, inviteremo tutti a venire, noi vedremo. Grazie. Artisti che esibiscono spesso nei posti più disparati, nelle location più improbabili, trovare una location come... questo non è vero, noi andiamo solo in posti fighi, comunque lei... No, in generale spesso magari vi trovate in posti dove magari non c'è quell'interazione tra il palco e il pubblico, mentre questo penso che sia anche come dimensioni e come struttura, come concetto, uno spazio che aiuta anche a fare esibire l'artista, cioè a sentire anche i rumori del pubblico, ad avere l'immediatezza del riscontro di ciò che si sta facendo, del proprio lavoro. Sì, è un luogo giusto per far lavorare gli artisti bene. Non a caso Attilio, insomma, ne conosce gli altri posti in Italia, credo di questo abbia superato, posso dire, non faccio i nomi, è il più bello, è indubbiamente il più bello. Gli altri... Perché conoscevo gli altri, conoscevo i difetti e ho provato a non ripeterli, insomma. Comunque vorrei sottolineare che avete parlato solo di me, in realtà il capitano di questa nave è umano, però ne approfitto per ricordare mia moglie, ricordarsi di quello che ha sentito. No, è vero, io ho tantissima fiducia in Manuel, è vero, che abbiamo conosciuto da poco, però è veramente un ragazzo molto preparato e è un uomo di fatica e secondo me nell'arte come nella ristorazione, come in qualsiasi progetto, se non ti metti con l'idea di faticare, non ce la puoi fare. Lui è veramente una persona che farà bene. Si mangia benissimo, sono andato a mangiare da lui e quindi se porterà questo concetto qui, insomma, cioè, può essere solo un gran successo. Ma questo posto è già un successo, cioè già, lo è già. Possiamo chiudere, adesso è in vendita, dai, prendiamo, allora, vai, partiamo da quando? Partiamo alti, vabbè, poi magari un altro giorno facciamo un'asta. Sì, allora abbiamo detto, insomma, delle anime, tra le anime di questo spazio abbiamo ricordato, insomma, anche l'aspetto culinario curato da Manuel Cirignato, e in un mondo dove regna l'improvvisazione a fare la differenza spesso è sempre la competenza e la conoscenza del proprio settore. Per questo rivolgiamo un grosso applauso ai due padroni di casa di questo locale. Io prima di passare alle domande ai giornalisti vorrei procedere alla consegna delle prime 8 tessere. Il numero 8 è un numero che ricorre, come ha ricordato Manuel nella presentazione, e c'è un elenco di persone alle quali verranno consegnate le prime 8 tessere. Quindi Manuel e Attilio vi chiederete questo compito di consegnare la tessera numero 1. Allora procediamo. Tessera numero 1 va d'obbligo a Gianni Barbetta, gliel'avevo promesso. Grazie. Questa è la tessera. La numero 2 è da Manuel, perché io poi devo dare quelle mie. Giovanni Zappa. Eccolo qui. Viene emozionato, No, era più emozionato quando ho fatto lo spot. La clip.
Un applauso. A Francesco Mucci. Ovviamente ne abbiamo volute dare centinaia, oggi poi vediamo dopo, era simbolico per 8, perché 8 è il numero della fabbrica. E queste purtroppo le devo dare io. Queste per 4 e 5? 4, 5 e 6 devo fare. A Corrado, al numero 4. A Maria, al numero 5. A mio cugino, al numero 6, gli altri due. Sì, allora questa ancora io purtroppo all'architetto Francesco Federico. E in ultimo, ma non in ultimo, perché è proprio l'otto il significato del nostro progetto, al primo cittadino Pippi Mellone. Consegniamo la vice sindaca. A questo punto chiedo di dare spazio alle domande dei giornalisti. Ci sono domande? Giuseppe Tarantino, quotidiano. Buonasera, Pierluigi, buonasera. Sono già entrato nel... buongiorno a tutti. Buongiorno a Tivio, è stato un piacere rivederti un po'. E mi colpiva, ripensando un po' a... noi ci conosciamo, posso dirlo, ci conosciamo da due piani, mi colpiva la tua perseveranza, questo legame che hai con questa città, nonostante negli anni tu abbia anche avuto anche delle delusioni da questa città, tu perseveri e torni dopo anni a fare una cosa andando. E la domanda è semplice, può sembrare anche banale, perché ci potevi tranquillamente startene perché ho 54 anni e non dovevi dire l'età, perché volevo andare a prendere una birra in un posto vicino sotto casa mia, 80 metri da qui. Questo è il vero motivo. Sono 31 anni che ogni settimana faccio Milano-Roma-Lecce. Credo che tra un po'. Quindi è il tuo primo passo per il ritorno a casa. A me non piace essere molto, io non credo che ci... casa mia è tutto. Tutto è casa mia. Dove metto piede è casa mia, quindi casa mia è qui, casa mia è a Martina Franca, in Sardegna, a Milano, a Roma, a Casarano, è tutto casa mia. Questo concetto di casa non vorrei un po' allargare, è un po' legato a quello che dicevo prima. Secondo me noi siamo 800.000 abitanti, 700.000 abitanti in provincia di Lecce, basta, non c'è casa mia è quella qua vicino, e questo locale nasce perché sto a due passi, perché non c'era e volevo andare in un posto sotto casa, vista l'età, punto, solo questo è. Allora grazie perché questa tua necessità penso, di questo ne potremo. Spero solo di non dover pagare la birra, solo questo. Presto la testa mia. Ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande possiamo. Fuori c'è un cocktail, un aperitivo per voi, vi ringrazio di essere venuti e buona vita a questo posto.